Partiamo da questo cambiamento di rotta così repentino, anche così violento nei confronti del Presidente della Repubblica, Lezzi. Effettivamente c'è stata un'interlocuzione rispettosa ed educata portata avanti dal nostro capo politico Luigi Di Maio, ricordo già prima delle elezioni, perché già in campagna elettorale noi facemmo presente al Presidente della Repubblica, prima di farlo pubblicamente, quale sarebbe stata la nostra squadra dei ministri qualora avessimo vinto, avessimo ottenuto la maggioranza piena. Lei si ricorda che già all'epoca molti ritennero quella cosa lì un atto discutibile, pensarono che Mattarella non avrebbe dovuto neanche ricevere quella squadra, invece Mattarella mostrò irritazione. In realtà, a mio avviso, fu un atto veramente di cortesia istituzionale che prima di rendere pubblico durante la campagna elettorale si informasse colui che poi avrebbe dovuto eventualmente nominare i ministri. In questa interlocuzione così lunga, che è durata 84 giorni, nei quali ci sono stati tanti passaggi, lei lo saprà bene, l'ha raccontato perfettamente in questi giorni, in cui si è arrivati poi ad un punto di equilibrio che è nel contratto di governo stipulato con la Lega. A quel punto il Presidente Mattarella non ha avuto niente da ridire su quel programma di governo e su quel contratto. Come lui stesso dice quando esce dal Quirinale l'altro giorno, dà anche il tempo alle forze politiche di consultare i loro militanti. Ha avuto una grande pazienza, ha avuto una grande pazienza perché era chiara la situazione che si era andata a trovare, a creare, particolarmente complessa, dovuta alla legge elettorale. La sensazione che ho avuto io da cittadino è che il Presidente ha cercato in tutti i modi di assecondare la volontà popolare, no? Voleva che chi aveva perito più votare nel momento in cui ha letto il contratto di governo, che era molto chiaro anche nei termini che riguardano il rapporto con l'Europa, in cui non c'è assolutamente scritto che però noi vogliamo uscire. Però non era così chiaro, senatrice Lezzi, perché ci sono più versioni, è uscita fuori la prima versione molto preoccupante. C'è l'ultima versione. Guardi, quel contratto di governo è stato fatto mettendo insieme tutte le idee, dopo raffinandole e rendendolo poi coerente con la nostra Costituzione e con quello che noi possiamo andare a fare. A quel punto abbiamo individuato dei programmi da portare avanti e che erano subordinati anche ad un dialogo con l'Unione Europea. Era chiaramente scritto nella versione ultima portata lì al Presidente Mattarella. Quando poi si arriva, nel momento in cui dopo questo travaglio doveva nascere finalmente il governo del cambiamento, c'è stato questo veto nei confronti non tanto della persona, ma anche della persona e di quanto delle sue idee, opinioni. Dice lei. E che... Però mi scusi, dato che voi avete chiesto una cosa specifica, che l'ammesso è stato d'accusa del Presidente della Repubblica, quale reato ha commesso? Perché esistono due fattispecie nella Costituzione italiana, alto tradimento e attentato alla Costituzione. A me non pare che Mattarella abbia fatto né l'uno né l'altro. Guarda, noi stiamo cercando il modo per poter discutere in Parlamento di quanto è successo. Perché guardate, quello che è accaduto in questi giorni... Cioè, quindi un escamotage, l'impeachment, per poter aprire una discussione. Non è un escamotage, io ritengo che comunque ci sia stato perlomeno un conflitto di attribuzioni. Cioè c'è stato un conflitto tra poteri, tra chi era il presidente incaricato, ossia il professor Conte, che doveva proporre i ministri, e la scelta da parte del Presidente della Repubblica, che invece ha posto un veto per una questione di opinione. Perché ricordiamo, così come possiamo dire e avere l'opinione che il Presidente non ha commesso alcun reato, il professor Savona era una persona da un curriculum integer, un uomo del sistema che conosce il sistema e che da accademico è chiaro che ha teorizzato anche... Si fermi un attimo perché voglio arrivare a dare la parola a Federico Geremica, però prima voglio passare dalle parole del Presidente della Repubblica che ha dato una spiegazione molto precisa di quello che è accaduto domenica. Sentiamo Mattarella e poi Geremica. Ne ho agevolato in ogni modo il tentativo di dar vita a un governo. Ho atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di programma e per farlo approvare dalle rispettive basi di militanti, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Ho accolto la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento. E ne ho accompagnato
con piena attenzione il lavoro per formare il governo. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento. Al contrario, ho accompagnato con grande collaborazione questo tentativo. Allora, Federico Gerenicca, questa è la ricostruzione che fa Mattarella, molto chiara e molto precisa. Cosa ne pensi di quello che sta accadendo? Insomma, cosa pensi di quello che ci ha appena detto Barbara Lezzi? Ma io penso che il presidente Mattarella era stato oggetto fino a una settimana fa di altre contestazioni, quelle di aver addirittura concesso fin troppo tempo a una trattativa abbastanza strampalata fin dall'inizio, rispetto alla quale io credo, diciamo, il Movimento 5 Stelle debba delle spiegazioni intorno alla rotta seguita, le deve non solo all'opinione pubblica, ma credo anche, diciamo, al proprio elettorato, al gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. Io penso che in un partito normale, diciamo, adesso si dovrebbe aprire una discussione su cosa è successo e qual è stato il punto d'approdo. Perché, Mirta, semplifichiamo molto, diciamo, il governo salta su un nome caro alla Lega che al Movimento 5 Stelle, sì, che aveva anzi fatto tanti sforzi prima del voto. Io ricordo il pellegrinaggio di Di Maio presso alcune cancellerie europee, non solo, come dire, per spiegare che il Movimento 5 Stelle è una forza antieuropea. Poi, durante le trattative, Di Maio è andato oltre, diciamo, affermandola e ribadendola, la conferma delle alleanze internazionali dell'Italia, diciamo, lo stare nell'euro, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, diciamo, c'è questo inghippo Savona. Ora a me pare strano che Di Maio non abbia colto la trappola verso la quale, diciamo, lo stava spingendo Salvini. Salvini ha portato la situazione fino a un punto nel quale comunque sarebbe finita, per lui sarebbe andata bene, perché o avrebbe avuto un governo, adesso è inutile che giriamo attorno alle parole, con un ministro dell'economia, diciamo, quantomeno euroscettico, oppure sarebbe tornato alle elezioni. Attenzione, diciamo, negli 80 giorni delle trattative, sia Di Maio che Salvini hanno monitorato quotidianamente i sondaggi elettorali. I sondaggi elettorali dimostravano, diciamo, che c'era consenso crescente verso la Lega e consenso calante verso i 5 Stelle. Quindi qualche interrogativo su quanto accaduto sarebbe legittimo che dal movimento stesso, diciamo, venisse posto a Di Maio. Alla senatrice Lezzi io vorrei invece chiedere se loro intendono davvero fare una campagna elettorale sul tema dell'impeachment, perché mi sembra molto rischioso per il paese, ma per lo stesso movimento, che se anche dovesse vincere la campagna elettorale si ritroverebbe poi, come dire, su una trincea, su una frontiera difficilmente gestibile. Vorrei chiedergli se pensano davvero di riproporre in campagna elettorale l'alleanza con la Lega, magari a base di alcuni accordi. Allora, facciamo una cosa alla volta, perché hai posto tre temi, tutti e tre molto importanti. Il primo è trappola di Salvini. In realtà questa cosa ha giovato di più a Salvini. Ieri gli ultimi sondaggi del nostro telegiornale ci dicono che il Movimento 5 Stelle è in calo al 29,5%, la Lega è in grande crescita al 27,5%, quindi con solo due punti di differenza. Quindi in realtà vi siete fatti cannibalizzare dalla strategia di Salvini. Questa è la prima obiezione che fa Federico e vorrei che lei risponda. Poi andiamo alle altre due. Guardi, in realtà noi abbiamo portato avanti un programma, un contratto di governo. Non siamo stati, non è vero quanto dice il suo collega, non siamo stati a guardare i sondaggi ogni giorno. Perché il nome di Savona? Se noi abbiamo bisogno di una persona autorevole che voglia interloquire con l'Unione Europea in modo da portare avanti gli interessi del nostro Paese, che finora sono stati gli ultimi rispetto a tutto il resto d'Europa, e ricordiamo che noi siamo il fanalino di coda dell'Europa, ci sarà anche un motivo. Se noi vogliamo portare avanti un programma che è chiaro che prevede anche una spending review, una lotta agli sprechi, un efficientamento della pubblica amministrazione, ma che ha bisogno per far questo di tempo, di una legislatura, e che nel frattempo non vuole continuare a perdere intere generazioni, è necessario parlare con l'Europa. Se non si fosse trattato del professor Savona e si fosse trattato di un altro professore che comunque nella sua vita avesse teorizzato
una interlocuzione più determinata con l'Europa, ci sarebbero stati gli stessi identici problemi. Sì. Quindi non è il punto del nome del professor Savona, ma di... Ecco, avete ripetuto come un mantra per settimane, il problema è il contratto, non sono i nomi. Certo. Quando vi sono detto, mandate Conte a Palazzo Chigi, che è un signore che nessuno ha conosciuto prima, certo, non è una persona nota, avete detto che non fa niente. Più... Allora, dopodiché Savona invece diventa o Savona o morte? No, no, non è questione di Savona o morte, è questione proprio che per rispettare quel contratto di governo è necessario, come vi dicevo, un'interlocuzione determinata ed autorevole. Per cui se anziché Savone si fosse trattato di un altro nome che però aveva gli stessi requisiti del professor Savona, il problema si sarebbe creato comunque. Quindi in realtà, a nostro avviso, quello che ha posto Mattarella è un veto non sul professor Savona, ma sull'intento che il Ministero dell'Economia avrebbe dovuto portare avanti. Però Geremicca le diceva, Di Maio ha giocato tutto se stesso e tutta questa partita per arrivare a Palazzo Chigi, non essendoci riuscito, avendo fatto vincere, diciamo, una linea che in qualche modo agevola Salvini, perché Salvini oggi, lui sì che ha i due forni, può fare l'alleanza con voi e può andare alle elezioni invece col centrodestra. Guardi, Luigi Di Maio è una persona molto seria, ha fatto un contratto con un'altra forza politica, in cui hanno deciso e designato delle persone che avrebbero dovuto portare avanti questo programma. È questione di lealtà che in questo paese non si comprende ed è molto grave. Allora, se si è deciso su quel nome, esattamente come quando il nostro professor Conte ha ricevuto degli attacchi nazionali ed internazionali mediatici senza precedenti, un altro, Salvini ha fatto muro insieme a tutta la Lega intorno al nostro premier. Andrete alle elezioni alleati con la Lega, vi fidate di loro? Mi scusi. Quello che voglio riconoscere alla mia forza politica, Movimento 5 Stelle, esattamente come alla Lega, è l'estrema lealtà che si sono portate a vicenda. Benissimo. E questo dovrebbe essere, anziché pensare ai sondaggi, riconosciuto. Le faccio vedere una cosa. Istituto Cattaneo, mappa dell'Italia. Se andaste a queste prossime elezioni, voi e la Lega assieme, quella sarebbe la mappa dell'Italia, tutta vostra, tranne due piccole enclave che vediamo in blu, che sono la Toscana e l'Alto Adige. C'è questa possibilità arrivare assieme? È prematuro adesso pensare a questo. Ma non è escluso, è solo prematuro? È solo prematuro. Noi abbiamo un contratto che vogliamo però insieme portarlo avanti nelle commissioni. Ha detto almeno anche Di in Battista questo, ieri sera, prematuro. Mi ha molto colpito perché un tempo le alleanze per voi erano un tabù, invece prematuro. Guardi, vuol dire le alleanze prematuro. Possono... Noi abbiamo un contratto che abbiamo fatto siglare e approvare dai nostri militanti. Adesso noi cercheremo di portarlo avanti in Parlamento perché sono 84 giorni che veniamo pagati senza fare nulla. Dobbiamo incominciare a lavorare e ci auguriamo che questo governo ci faccia lavorare nelle commissioni. Allora, quindi questo contatto potrebbe essere una base elettorale sostanzialmente per creare un progetto per il futuro. Prima di le chiedo una cosa, quelli. Torno alla domanda di Geremicca che mi sta molto a cuore, perché secondo me questo potrebbe essere un errore madornale. Può essere questa una campagna elettorale che si gioca su Mattarella sì, Mattarella no, che si gioca sulla pelle del Presidente della Repubblica, che non è Sergio Mattarella, ma è un'istituzione fondamentale per questo paese. Quando voi dite il 2 giugno andiamo in piazza a riprenderci il nostro voto, le bandiere italiane, potete impossessarvi voi, parte politica, di un simbolo che è di tutti gli italiani? Non è un errore questo? Allora, il 2 giugno non è una manifestazione contro il Presidente della Repubblica. Il 2 giugno è un momento per stare insieme, per ritrovarci e per ribadire la dignità del voto degli italiani. Perché la Costituzione viene preservata dal Presidente... Non è una data qualunque, però il 2 giugno, lo sa meglio di certo, me, come il 25 il aprile, della sono giorni pieno, simbolicamente molto forti. E pienamente rispettosi di quel giorno, così come la terza carica dello Stato, un esponente del Movimento 5 Stelle, sarà accanto a Mattarella, come giusto che sia, nel pieno rispetto delle sue funzioni, noi solo in serata ci incontreremo tutti per ribadire la dignità del popolo italiano, perché la Costituzione... dice anche questo. Senta, però, Alezzi, che... tanto tuonò che piove. Alessandro Di Battista posta una foto, la Fiumicino sta partendo per l'America con la moglie e il bambino. Quando torna diventa il leader dei 5 Stelle, cioè il prossimo leader che spenderete nella prossima campagna elettorale, lui? Perché dobbiamo usare subito queste contrapposizioni? Noi no, una domanda. No, perché il nostro capo politico è Luigi Di Maio.
che lo sarà agito... anche al prossimo giro? Ma io non vedo le ragioni perché lui non dovrebbe esserlo, perché fino adesso lui ha fatto tutto quello che il Movimento 5 Stelle gli ha chiesto di fare. Portare avanti un programma di lavoro che è stato approvato dai nostri militanti, è stato bloccato per un veto, non perché non c'è stato un fallimento da parte delle forze politiche, ma a nostro avviso c'è stato un veto. Allora, non Geremicca. No, pare che la lezione, almeno da sentendo la senatrice Lezzi, mi sembra, la lezione di questi 80 giorni non è stata compresa. E la senatrice Lezzi dice che non c'è dubbio e non c'è discussione sul fatto che sarà ancora Di Maio il candidato premier alle prossime elezioni. Io mi permetto di avere, diciamo, dei dubbi, perché poi l'azione dei leader politici va valutata, diciamo, su, come dire, rispetto ai fatti. Io, Mirta, ragionavo sul fatto che se fosse andato in porto il tentativo del professore, dell'avvocato Conte, e quindi fosse nato questo governo, il bilancio che avrebbe potuto portare Presidente Di Maio alla fine di questa lunga trattativa è sintetizzabile così: avrebbe avuto un Presidente del Consiglio non eletto, vicino ai 5 Stelle, ma certamente, diciamo, che avrebbe aperto una contraddizione molto forte sulla linea tradizionale del Movimento, no? Da Monti in poi, diciamo, noi abbiamo avuto, secondo il Movimento 5 Stelle, presidenti non legittimati. Con il nuovo governo ne avremmo avuto uno nella stessa situazione. Avrebbe portato a casa, per la presidenza del Senato, diciamo, il nome della Casellati. Io ricordo anche... Una Berlusconis di ferro. Come presidente della Camera, diciamo le cose, diciamo, per come stanno, un avversario interno. Il suo avversario. Quanti di noi ipotizzavano, diciamo, l'apertura di possibili tensioni tra la cosiddetta ortodossa e quella governativa? Avrebbe portato a casa al Ministero dell'Economia un uomo che, lasciamo stare le qualità professionali che sono indiscutibili, che però è un po', come dire, il simbolo dell'establishment italiano, delle elite, cioè tutto quello che il Movimento 5 Stelle... Savona, diciamo, certo, Savona è un signore che è stato in tutti gli ambienti che contano in questo paese. Mirta, e infine, diciamo, avrebbe portato il Movimento 5 Stelle, diciamo, a perdere 3 punti percentuali nel corso di queste trattative. Ora, di tutto questo, secondo me, sarebbe un errore se il Movimento 5 Stelle non discutesse e tornasse a ripeterci la litania del contratto. La politica è un'altra cosa, la politica non sono contratti, diciamo. Ora, la loro scelta possibile qual è? Di Battista, che finalmente e per fortuna parte. Mi spiace che con lui non parta il padre, che sta avvelenando pozzi da alcune settimane. Diciamo. Un signore che si rivolge al Presidente della Repubblica chiamandolo Mister Allegria e dicendogli: se fai il tuo dovere non avrai seccature. Che è stato indagato per quel post che ha fatto il padre di Battista. Ho capito bene, stamattina ho letto una notizia. Indagato. Allora, io credo che... Però è un libero cittadino il padre di Battista, non ha ruoli pubblici. Non a ruoli pubblici, ma, come dire, fa trapelare un sentimento, no? E in ogni caso io penso che di questo dovreste discutere, soprattutto se vi riproponete un'alleanza con Salvini, che è un politico di professione. Attenzione, voi sbagliate a considerare, come dire, il fatto di essere nuovi e di essere incompetenti un valore in politica. In politica non lo è un valore. Allora, questa è un'obiezione che stamattina molti anche sui giornali fanno. Cioè, Salvini è un signore che dal 93 fa politica, da quando ha 20 anni, sa fare politica e rischia di usare i trucchi della politica per ingabbiarvi e mettervi in difficoltà. Senta, qui Geremicca ha detto che Savona era troppo competente, troppo nel sistema, poi ci sono quelli troppo incompetenti, poi ci sono quelli troppo incompetenti per fare... Allora, ritorniamo un po' in ordine. Il Movimento 5 Stelle continua a fare politica come la sa fare, in maniera trasparente e leale. Luigi Di Maio, se avesse voluto fare il politico di professione, lo avrebbe fatto. E aveva una bella poltrona su un super ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico, associato a quello del lavoro. Allora, se avesse voluto, avrebbe invece fatto pesare il suo 32% e avrebbe cambiato quel nome con uno più calmo, più tranquillo, più
vicino magari al Presidente della Repubblica, più lontano dalle nostre idee, come in questi ultimi 40 anni è successo. Perché non c'è stata una forza politica, dico una, che abbia osservato il programma portato avanti in campagna elettorale. Allora Luigi Di Maio invece noi dobbiamo riconoscere questo, che ha rinunciato a questa bella super poltrona più 8-9 ministeri più il premierato, perché era di area del Movimento 5 Stelle, in virtù del fatto che ha fatto un contratto non tanto con la Lega. Geremica, non è un gran risultato questo. Io le sto dicendo invece che per rispettare la dignità e la volontà dei cittadini si fa anche un passo indietro, perché andarci a sedere su quelle poltrone e non poter fare quello che noi abbiamo promesso ai cittadini è questione di slealtà e di inciviltà che abbiamo visto negli ultimi 40 anni. E io invece vorrei stigmatizzare che questo è un grande successo, che forse in Italia si è visto pochissime volte. Però scusi, 32% abbiamo votato per mandarvi al governo. A mandarci al governo non per ricoprire delle cariche o sederci su delle poltrone, per fare delle cose ben precise, eliminare e superare la legge Fornero, eliminare il precariato, fare degli investimenti che servono al nostro paese e che lo stanno facendo restare indietro. Ecco, io voglio dire questo, se non si possono fare le cose per gli italiani è meglio non ricoprirla quella sedia e ritornare a chiedere il voto degli italiani. Allora, Barbara, ci vedremo presto perché avremo molto altro di cui discutere.